ragazzi, è tornato. Ve l'avevo promesso, una promessa, una promessa. A 15.000 like vi avevo detto che avrebbe sfidato uno del mio team ufficiale. Ha battuto Tony, ha battuto Revo. E raga, siamo qui per farlo scontrare contro Skooma. In pubblica era stato un po' Minecraft, un mostro. Quindi oggi siete pronti, siete carichi, sono carichissimo. 15.000 like per farlo sfidare contro Zara, che è più forte del team, e 20.000 like per farlo sfidare contro Mongrel, ovvero Smark, che penso che sia il più skillato del team. Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanellina. Ogni giorno prenderò i primi due che commenteranno e lo aggiungerò come amico. Quindi la campanellina è fondamentale per la notifica, raga, così sarete i primi a commentare. Io vi ricordo anche di supportarmi nello shop, perché ogni giorno faccio i provini a due persone casualmente che mi taggano utilizzando il mio codice di supporto al creatore, ovvero il più abusivo d'Italia. Dico trattine abusivo. Ho detto ciò, raga, occhiali, perché ho mal di testa. Quando ho mal di testa, gli occhiali. E let's go! Non vedo l'ora di vedere questa sfida. Non ho pronostici. Anzi, scrivete nei commenti secondo voi chi vincerà. Secondo me non lo so, raga. Sarà una sfida molto alla pari. Dipenderà molto da Skooma, secondo me. Detto ciò, let's go. Giacomo, ma tu l'hai mai visto giocare questo cavaliere nero? Mai visto, onestamente. Ok, me l'ha portato Alias. Secondo Alias è più forte di Dream for Live. Secondo me anche, non in pubblica. Cioè c'è una spanna sopra Dream for Live in pubblica. Però in creative secondo me è più forte. Comunque, a Skooma, 3, 2, 1, let's go. Ha bisogno di qualche retake per risalire. Attenzione, il cavaliere nero non picca, rimane in ground. Sta piccando invece, subito mi ha smentito. Dobbiamo vederlo, io vorrei vedere lui in realtà più che a Skooma, perché a Skooma lo vedo sempre, quindi... Però va bene, ci sta, ci sta. Anche se dovessi uccidere la Skooma, rigenerati dopo, così io osservo lui. Guarda, sta facendo questo retake in continuo. Sta facendo questo retake in continuo, Skooma. Ma è egiziano Skooma per caso? Secondo me è un po' egiziano, sì, c'ha qualche origine egiziana. Si chiama Fabrizio, mi hanno detto. Fabrizio, vieni qui, get this polpo, Fabrizio. Per pochi, questo è per pochi. Picca con la R, lì entra un colpo, butta giù. Che è successo? Ok, a Skooma ha cercato di capire. Ok. Vediamo se picca. Non vuole perdere la ground il cavaliere nero. Non ci sta a perdere contro a Skooma. Si sente superiore a quanto pare. A Skooma sarebbe già sceso, avrebbe fatto tipo 45 piramidi. Niente, ragazzi, toccherà nel soffitto. 100% toccherà nel soffitto. A Skooma è quasi imprendibile quando è in basso. E io ieri l'ho preso col Barret. Non puoi capire che figata. Solo io posto, perché vai, io ho il cecchino con l'aimbot. Comunque riesce a prendere la ground, Skooma. Raga, sono allo stesso livello, riesce a prendere la ground. Ok, è finita per il cavaliere. È finita per il cavaliere. È finita. Si è salvato. Si è salvato. Ok, attenzione, ragazzi, questa sfida è veramente noiosa. Cioè, a sto punto faccio a Skooma, insegnami retake il cavaliere nero. Il cavaliere nero picca. Togli metà vita a Skooma, se non di più. Lo vedo in difficoltà. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra. Non è solida Skooma. Scende. Giacomo, che ne pensi per ora? È straveloce per tenere like così ad Skooma. Sì, vedo Skooma un po' sottotono, dico la verità. Però è riuscito a prendere la ground. Il cavaliere nero si è impicciato in qualche modo. Oppure ha cercato di piccarlo, quindi è sceso. E ora vediamo come si comporta. Male. Molto male. È tipo volato al baretto. Oh, si è tappato. Ok, ok. Ora osserveremo il cavaliere nero. 1-0 per il cavaliere nero. Raga, Brain non è male, l'ho detto che Brain non è male. 15.000 like per farlo fidare contro Zara, 20.000 like contro Smark. 3, 2, 1, let's go. E comunque Giacomo, senza nulla togliere al cavaliere, io sto vincendo. Ah, Skooma non ci sta, attenzione. Non gli sta bene, osserviamo il cavaliere nero, molto veloce. Si è picciato, oh, è veloce fra, cioè molto veloce, cavolo. È così veloce, sì, che, che attraversa le sue strutture. Mi pare molto veloce, molto tattico, molto skill, pure skillato. Anche se si impiccia ogni tanto, dico la verità, Ma prima non sembrava così impicciato. Eh no, non abbiamo visto. O forse perché lo stiamo osservando, quindi tipo come al solito la tensione. La tensione. Però l'altro giorno non era così teso, Forse perché sta sfidando a Skooma, lo ha. Ah. Ma aspettate, ragazzi, io mi sono perso nei discorsi, ma Skooma quanta vita? A Skooma quanta vita hai? Perché dice che hai uno di vita? Ok. Pure te, Giacomo, vedi uno di vita da Skooma? Sì, mi sarà buggato. È un pochino buggato, quindi questa volta è un 200-0 anche qua. Oddio, robe, oh. Ha messo il turbo con i retake, ma Skooma non ci sta. Ragazzi, a Skooma non scende più, attenzione. Ormai ha capito l'avversario com'è. La cosa bella è che nessuno dei due si conosceva. Sì, nessuno dei due si conosceva, anzi in realtà lui lo conosceva, Skooma. Che problema c'è? La prima volta che vedo un player usare e sta veramente tantissimo frame laggando senza motivo, quindi... Riavvia il PC, riavvia il PC dopo questo. Ti aspetto, tranquillo, lo fa anche a me. Ok, il cavaliere... Qua è quasi rage picconata. Oddio, ora è rage picconata. Ok, attenzione, è riuscito a prendere la ground a Skooma in qualche modo. Invece no, viene bloccato dal cavaliere nero. Non ci sta, prova a piccarlo. Invece no, prende la ground. Aia, prende la ground a Skooma. È finita, ragazzi. Secondo me è finita. Questo è il mio pronostico. Però si copre bene. Riesce a coprirsi molto bene. Riesce a coprirsi molto bene questo cavaliere, Vediamo se riesce... Ok, addio, Skooma l'ha bloccato,
Ascuma Classic. Comunque no, non mi ha mai laggato così tanto. Ma penso che abbia solo Fortnite, non credo sia il PC. Ok, riavvia, riavvia, ti aspettiamo. Ok ragazzi, Ascuma ha riavviato il PC. Nel frattempo è entrato Jaren. Che palle. No, ciao Jaren. Ma volevamo... Ti ho invitato, dico la verità, perché volevamo, diciamo, un giudizio dal più forte in Italia. Finalmente l'avete capito, finalmente. L'abbiamo capito, però ci hai messo un pochino. Vabbè, 3, 2, 1, let's go. Let's go. Ok, ci abbiamo... Si fanno attendere. Vabbè, si fanno attendere, ma non è che stavi con... Vabbè, non diciamo con chi, però hanno capito. Poi ci vengo io, dai. L'hai riscaldata? Poi te la presento, sì, dopo te la presento. Ma come me la presenti? Io la conosco meglio di te. Comunque, il Cavaliere Nero, diciamo, giocano molto bene tutti e due. Ascuma non è quello del solito. Fai vedere anche te, poi fammi sapere, perché lo vedo un po' bloccarsi. E noi tutti sappiamo che quando Ascuma prende la ground è un po' complicato riuscire a vincere. Però il Cavaliere, ti dico la verità, ci sta riuscendo. Cioè, quando Ascuma la ground riesce in qualche modo È molto bravo, molto veloce. Però vabbè, mai livelli tuoi. Non è due livelli. Ma chi è che ha i due livelli? Cioè, in Italia, dimmi uno dei due livelli in Italia. Vabbè, in Europa in generale. Ma proprio in Europa. Ah, che bello. Ha pure cambiato i tasti, è vero. Da quando ha cambiato i tasti. Hai visto? È riuscito a prendere la ground da Ascuma. Ma Ascuma non picca. La cosa brutta di questo fight è che non piccano. E Ascuma cade. Ma è Zara. Cioè, non lo so che succede. Ha preso lezioni di caduta da Zara. Zara ha caduta libera. Comunque voglio vederlo contro Zara. E il Cavaliere ha piccato, Ha rischiato di perdere le ground, ma ha piccato. Ma Ascuma dove... Jaren, tu hai visto, uno sparo? E tu hai visto uno sparo? Ragazzi, dovete spararvi. Cioè, si gioca, ragazzi, aspetta, vi spiego un attimo le regole. Dovete spararvi, cioè, è presente l'arma che hai in mano, quella, non lascia, l'altra? Ok, quella che ha Ascuma. Se tu premi il tasto del mouse, spara, ok? 3, 2, 1, let's go. No, perché qua pensano che stanno facendo freestyle. Forse non hanno capito. Pensano di essere tipo a New York, stanno ricostruendo New York, grattacieli. Ma perché le due battute non fanno meri? Ragazzi, ma lo volete sopprimere quando fa le battute? Perché non fanno meri? New York. I grattacieli. Ma va bene, non fa ridere. Era più bella che... Oh, attenzione, Ascuma picca, non ci sta. Si è offeso. Ascuma, tranquillo, però puoi piccare quanto ti pare, ma non sei a livello di Jaren. Ovviamente, siamo scherzati. Più forte del team. Si sa, ma non solo in build, in box, in pubblica, in competitive. Su Minecraft pure, nelle Bad Wars. Su parco, ovunque, ragazzi. Nelle Death Run, nel parkour, cioè, ovunque, ragazzi, cioè... Non esiste uno completo come Jaren. Player completo. Mi ricorda a me, sai? Mi ricorda a me nella season 2. Ah, te nella season 2, sì. Addirittura. Sì, 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 era sì. Ma tu non lo sai che nella season 2 era lui che faceva gameplay a Ninja, Cioè, Ninja faceva finta sopra con la telecamera, esatto, capito? Ma della webcam. Quella, appunto, veniva pagato bene Jaren. Ma facevi? Come hai fatto a saperlo? Fra, me l'ha detto, segreti, niente, io so tutto, lo sai. Ok, oh, almeno ci siamo noi due che parliamo qualcosa, perché questi due qua stanno, non lo so, sì, qua boh. Si faccio tolgono... una gara a chi non lo so. Nuovo. Ok, non ragazzi. Ok, mamma mia. Comunque, secondo me non si sparano, anche perché io non voglio dissare, però Ascuma, ovviamente tu sei, anche tu sei un certo livello. E quindi? Se fossi stato io al posto della Ascuma, sicuramente l'avrei distrutto già. Aspetta, Diego, ascolta. Mi permetti di sfidarlo? 50.000 like. Non ci arrivavo, 50.000 like. Oh, già che c'eri, potevi dire 200, no? Così almeno non lo sfidi e non perdi. Di che hai paura? Di a un like lo sfidi te, invece no? Hai paura? 50. No. Ma è perché io ti voglio bene, ti voglio fare fare. Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Sei diventato spagnolo? Sì. Sì, sto prendendo lezioni. No. Da no, chi? No, non si dice. One eternity later. Diego, iniziamo la live, lo scontro infinito. Durerà tipo. Va bene, ragazzi. A Maradona ci possiamo fare. A Maradona di. Ma non solo un canale. Oh, bello. Oh, da dove? Ascuma. Bella. Sì, bel flick. Comunque, bel flick. Bel flick del Cavaliere Nero, Bel flick del Cavaliere Nero. 2-1 per Ascuma. Finalmente, dopo 40 minuti, ci siamo. 3, 2, 1. Let's go. Cosa ne dici, Jaren? Qua ha sbagliato. Doveva aspettarselo da Ascuma. Noi conosciamo Ascuma, ragazzi. Questi mondiali di Fortnite, ragazzi, si stanno. Oh, attenzione. Oh, non è entrato. Oh, ragazzi. Oh.
Oh no, no. No, no, raga, colonna sonora di Askuma personale, personalizzata. Ogni il suo pompa fa oh. Ok, ragazzi, Askuma sta vincendo 2-1. Il cavaliere nero non ha vita, quindi tutto fa presagire una vittoria per Askuma. Ovvero, però non si può dire, non si può dire perché il cavaliere nero è il cavaliere nero. Magari entra in 200. Non si sa mai, no, prende la ground, no. Askuma riesce a bloccarlo, vediamo se Askuma riesce a bloccarlo in qualche altro modo. Raga, la ground chi ce l'ha? Non si capisce come si blocca, no! Ce l'ha il cavaliere nero al 100%. Ora sì che la sfida si fa interessante. Il cavaliere penso che abbia 30 di vita, 40 di vita, 60 di vita. Vediamo, Askuma è difficilissimo da piccare quando è in low ground. Però vediamo come si comporta. Vediamo se il cavaliere nero riesce a trovare un escamotage. Ma sta arrivando pure la tech nel mentre. Ragazzi, per dirvi da quanto stiamo registrando, mancano 30 minuti alla safe. Cioè, dico solo questo. E tuona, sentite il tuono? Di lato, l'ho sentito adesso il tuono della safe. La safe in mappa è già, guarda. Sì, 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 sì. Ok, non ha vita. Tipo, non lo so, 20 di vita, 10 di vita, 30 di vita. Il cavaliere nero sembrerebbe essere andato. Per poco si è coperto in estremis. Si è coperto in estremis. Askuma prova a entrare. Perde la ground. Così facendo ha perso la ground. Invece no, l'ha ripreso. Oh! Oh, grazie. Finalmente, finalmente abbiamo un vincitore, finalmente. Abbiamo un vincitore, EX Askuma. Il cavaliere nero ha combattuto con le sue forze, probabilmente un po' di ansia, probabilmente ansia da prestazione, ansia da video. Però complimenti, ragazzi, no, veramente ha giocato benissimo. Complimenti, facciamogli un applauso, ragazzi. Molto molto forte. E niente, lo rivedremo, raga, lo rivedremo contro Zara, lo rivedremo contro Smark, lo rivedremo contro Jaren. Un like.